Acqua stagnante e maleodorante, sedimenti galleggianti e migliaia di pesci morti in superficie. Lo scenario che offre da sabato il canale Albani, soprattutto nella sua parte terminale del corso, è apocalittico. Cavedani, carpe anche di grosse dimensioni che galleggiano a pancia in su, sotto gli occhi attoniti di chi passa per il ponte storto. Molti si sono chiesti a cosa sia dovuta questa massiccia moria di pesci, sostanze inquinanti sversate illegalmente nel canale e da chi e perché. La giornata di domenica è stata per l'ufficio ambiente del comune di Fano, ARPA Measur, giornata di verifiche e prelievi di campioni di acque in diversi punti del canale, per poi analizzarle in laboratorio, alla ricerca di sostanze sospette o della risposta del perché di tutta questa moria. Ma subito i parametri di ossigeno valutati sul posto hanno dato una possibile interpretazione sulle cause. Quando abbiamo avuto le prime segnalazioni ci siamo mossi, come si è mossa anche ARPA e Measur insieme a noi. ARPAM ha fatto nella notte tra sabato e domenica un campionamento dell'acqua e Measur invece nel primo pomeriggio di domenica un campionamento di una carcassa di pesce. Ovviamente avremo i risultati di queste analisi nei prossimi giorni, ma in linea di massima l'ipotesi più plausibile è quella di una mancanza di ossigeno nell'acqua del canale negli ultimi giorni, anche perché la stessa ARPA, ma nei rilevamenti fatti nella notte tra sabato e domenica, ha rilevato una percentuale bassissima di ossigeno. Su questo aggiungiamo anche il fatto che probabilmente la pioggia di venerdì sera ha portato nel canale, con le acque di lavamento delle strade e dei campi, anche sostanze che probabilmente hanno ulteriormente depauperato l'acqua dell'ossigeno. Noi ci siamo attivati ovviamente subito come comune la giornata di domani insieme a Enel Green Power per aprire la chiusa di Tavernelle e garantire in questo modo un flusso d'acqua in grado non solo di ripulire il canale ma anche di aumentare la presenza di ossigeno nell'acqua, e oggi Enel in questo momento, questa mattina, è attivo con una squadra di 6 operatori per la raccolta e la rimozione delle carcasse dei pesci che verranno poi nella mattinata di domani smaltiti attraverso una ditta autorizzata. Questo è il quadro, l'invito che facciamo, tenuto conto che comunque ci stiamo avvicinando a una stagione di siccità dove problemi analoghi potrebbero anche riproporsi, è quella di contattare immediatamente il comune di Fano quando si ravvisano situazioni come queste. Allora, vedete, in questo momento gli operatori stanno concentrandosi nella zona terminale del canale, probabilmente non sarà sufficiente l'intervento da riva con i retini, sarà necessario entrare proprio nel canale con un barchino per portare via tutte le carcasse morte dei pesci, che sono notevoli. In questo momento l'acqua è stagnante, però è stato elevato, come diceva prima l'assessore, il livello dell'acqua, quindi acqua fresca più ricca di ossigeno. A favore del fatto che non ci dovrebbero essere, usiamo il condizionale perché le analisi saranno disponibili fra qualche giorno, alcuna sostanza inquinante o tossica per i pesci, lo dice il fatto che le nutrie stanno girando liberamente qui dentro il canale e anche gli altri animali che comunque sono a contatto con l'acqua sembrano non aver riportato conseguenze.